Benvenuti! Con questa serie di podcast vorremmo proporre una chiave di lettura che auspichiamo nuova e originale del femminismo contemporaneo e dei suoi dintorni. Svolgeremo dunque alcune riflessioni applicando al femminismo, ai suoi capisaldi e ai suoi slogan alcuni concetti derivati dal campo delle scienze evoluzioniste, discipline che negli ultimi 40 anni si sono potentemente sviluppate e che sono arrivate a svelare con particolare rigore scientifico la radice di gran parte dei comportamenti e delle emozioni umane. Il risultato delle nostre analisi deriva da una imponente quantità di studi scientifici che, per correttezza, citeremo sempre integralmente nella descrizione del podcast, di modo che l'ascoltatore più curioso possa verificare le fonti o approfondirle. Buon ascolto! Come abbiamo visto, a plasmare ciò che siamo oggi, uomini e donne nelle loro differenze, sono state le opposte dinamiche di attrazione e accoppiamento sessuale definite dall'evoluzione. Un'opposizione che per molte specie, e in particolare per la specie umana, trova la sua convergenza nell'investimento genitoriale, obiettivo comune verso cui i geni desiderosi di replicarsi e sopravvivere nelle generazioni successive spingono tanto le femmine quanto i maschi, seppure con modalità diverse. Nel maschio prevale un aspetto quantitativo, mentre nella femmina, detentrice del potere di selezione, prevale un aspetto qualitativo. A corredo di ciò si è anche detto che maschi e femmine, quindi anche gli uomini e le donne del nostro passato remoto, mostravano proattività reciproca, cercando di piacersi e affascinarsi l'un l'altro, nonché competendo, talvolta anche ferocemente, complice la gelosia, con i rivali in amore. A completare questo quadro mancano ancora due aspetti. Primo, cosa ha sviluppato l'evoluzione per aiutare femmine e maschi a individuare il partner migliore? Secondo, l'evoluzione ha installato nei nostri cervelli parametri in qualche misura standard per definire l'attrazione? Sono domande importanti perché, come già quelle che ci siamo fatti nei podcast precedenti, vanno a intercettare alcuni memi fondamentali dell'ideologia femminista, smentendoli senza pietà. Gli studi evoluzionistici in questo senso sono arrivati a conclusioni molto chiare. Gli umani si sono evoluti per trovare alcune caratteristiche attraenti perché nella nostra storia evolutiva quei tratti erano indicatori statistici e difficilmente falsificabili del fatto che gli individui che li possedevano sarebbero stati buoni compagni. I tratti in questione includono indicatori che il potenziale compagno sia sano, fertile e abbia buoni geni. Per questo ancora oggi abbiamo una tendenza automatica a trovare interessanti alcuni attributi fisici, gli stessi che nel nostro passato evolutivo erano associati in modo affidabile alla fertilità, alla salute e alla qualità dei geni. Se non che i geni e l'evoluzione sono entità dannatamente astute e hanno congegnato meccanismi molto furbi, e in parte anche crudeli se si vuole, per fissare standard di qualità tali da indurre al corteggiamento e all'accoppiamento. L'esempio più chiaro ed esplicativo è quello del pavone. Come tutti sanno, solo il pavone maschio è dotato di un'enorme coda multicolore di straordinaria bellezza. Il pavone femmina ne è totalmente privo. Ma a che serve dal punto di vista evolutivo, cioè in termini di sopravvivenza, quella coda? Non spaventa né ipnotizza un eventuale predatore? Non può essere usata come arma di difesa o attacco, anzi è un terribile ingombro in caso di fuga. Eppure l'evoluzione l'ha lasciata lì dov'è, sul di dietro dei pavoni maschi. Non solo, ha dotato questi ultimi, come ogni maschio sulla Terra, di una pulsione costante all'accoppiamento insieme a un metabolismo che consuma una gran quantità di energia per mantenere ampia e colorata quella meravigliosa zavorra. Il tutto con un suggerimento sussurrato all'orecchio. Se saprai sopravvivere alle dure leggi della natura e ai predatori pur tirandoti dietro questo coso ingombrante, darai la prova alle femmine di essere un maschio di qualità e loro ti sceglieranno per l'accoppiamento. E così in effetti è accaduto. Le femmine del pavone selezionano i maschi proprio dalla grandezza e dalla varietà dei colori e dei disegni che il metabolismo del maschio è riuscito a mantenere sulla coda. E lo fanno perché è un segnale di adattamento praticamente impossibile da contraffare. È qualcosa su cui non ci si può sbagliare. La coda grande e colorata, o ce l'hai o non ce l'hai. Un po' come se un uomo incontrasse una donna e iniziasse a vantarsi di avere macchine di lusso, ville e molti soldi.
Chiunque può dirlo e magari trovare l'ingenua che ci casca, ma decisamente altro conto è vestire effettivamente abiti costosi, far salire la donna su una Bentley per poi parcheggiarla nel garage della propria villa in Sardegna, dove uno stuolo di maggiordomi servirà la cena durante la quale l'uomo si accenderà un sigaro cubano dando fuoco a una banconota da 500 euro. In altre parole, un primo modo che l'evoluzione ha congegnato per permettere alle femmine di riconoscere un maschio di qualità è stato quello di porre il maschio stesso in condizioni di difficoltà rispetto all'ambiente e di caricargli le spalle del dovere di mostrare la propria qualità in modo non falsificabile. Qui si inserisce però un altro aspetto cruciale. Il meccanismo evolutivo appena spiegato ha funzionato anche e soprattutto perché effettivamente le femmine hanno iniziato a scegliere per l'accoppiamento i maschi che portavano segni non falsificabili di salute, fertilità e disponibilità all'accudimento della prole. Da qui deriva una nuova sorprendente risposta alle domande che ci siamo fatti all'inizio. Un sesso può plasmare il corpo dell'altro? La coda del pavone è stata creata letteralmente dalla preferenza delle femmine, una specie di esercizio darwiniano del potere della mente sulla materia. E i maschi non sono stati lì a guardare, ben inteso. Pur nella loro pulsione alla poligamia, vengono spinti dal pool genetico a selezionare le femmine che possono dar loro garanzia di essere fertili e sane abbastanza da portare a termine la gravidanza. In nessuna specie in natura si hanno maschi disposti ad accoppiarsi con femmine palesemente malate o troppo anziane per procreare. L'insaziabile voglia di accoppiarsi che i geni hanno installato nel genere maschile, come già detto, ha il suo limite nel bisogno della certezza di una procreazione ottimale. E questo vale anche per la specie umana. Nei millenni che hanno definito l'impostazione genetica che ancora ci portiamo dietro, l'uomo ha plasmato la donna e la donna ha plasmato l'uomo perché ognuno portasse segni non falsificabili di salute, fertilità e buoni geni. In particolare gli uomini hanno cambiato selettivamente le donne perché fossero tra i due il sesso più bello e le donne hanno fatto lo stesso con gli uomini, rendendoli il sesso che compete per la ricchezza e lo status, elementi ottenibili soltanto mostrando in modo non falsificabile di sapersi imporre in un mondo fatto di pericoli, predatori, scarsità di risorse, malattie e tanti altri nemici. Tra parentesi, il fatto che le donne selezionassero e selezionino tuttora gli uomini avidi di status e risorse potrebbe essere in parte il motivo per cui gli uomini sono più presenti nelle posizioni eminenti della società, quelle di amministratore delegato, quelle politiche per esempio, o tra le persone che lavorano 80 ore a settimana con stipendi incredibilmente alti. Senza dubbio altri fattori contribuiscono a modellare il mondo del lavoro, ma la spinta a raggiungere uno status elevato è probabilmente un pezzo importante del puzzle e le scelte sessuali delle donne nel nostro passato ancestrale come nel presente possono aiutare a spiegare le differenze sessuali in quest'ambito. È un puzzle nel quale non è prevista per le donne la stessa pulsione, a meno che, come fa il femminismo, non le si spinga dal lato culturale a cercare di assomigliare agli uomini. I memi femministi del divario salariale tra uomini e donne o quello della lotta contro la maternità, quest'ultima talvolta tratteggiata con vero e proprio odio, vanno entrambi in quella direzione, una direzione, come sempre, contronaturale. Non staremo qui a spiegare la sciocca infondatezza del divario salariale di genere, già ampiamente smentito in altre più autorevole sedi. Ci limitiamo solo a citare un recente studio di dati dell'americano National Longitudinal Survey of Youth che rileva come le donne senza figli tra i 27 e i 33 anni guadagnino 98 centesimi per ogni dollaro guadagnato dagli uomini. In altre parole, se messe in condizione di agire in controtendenza alla propria natura evolutiva e di operare similmente alla natura evolutiva maschile, le donne arrivano tranquillamente a guadagnare quanto gli uomini. Ma a che prezzo? Per capirlo occorrerebbe intervistare le donne che oggi hanno raggiunto i 65-70 anni senza aver creato una famiglia, dopo aver dedicato l'intera vita a status, ricchezza e potere. Se riuscisse ad essere certi di ottenere risposte sincere, andrebbe chiesto loro semplicemente «Sei felice della vita che hai fatto e del tuo attuale presente?» Potremmo scommettere che il riscontro confermerebbe ciò che le scienze evolutive hanno già compreso da tempo. Non irrilevante è poi anche il fattore bellezza, che pare essersi evoluto secondo standard precisi sia per gli uomini che per le donne.
La bellezza, da un punto di vista strettamente darwiniano, è un certificato di buona salute che sta dietro alla ricerca dei migliori geni per la futura prole. In un certo senso, la scelta del partner è una forma di eugenetica e lo è sempre stata. Il tratto più esplorato in dettaglio è la simmetria. Ci sono prove sostanziali che per entrambi i sessi la simmetria sia un ingrediente cruciale dell'attrattiva. Studi sul comportamento rilevano ad esempio che in media gli uomini molto simmetrici iniziano a fare sesso in giovane età, accumulano più partner sessuali e alla fine hanno più figli. Eppure le donne, generalmente considerate più belle, hanno un alto livello di simmetria. Ma perché la simmetria è così importante? Per lo stesso motivo della coda del pavone. È più difficile avere un viso e un corpo simmetrici che asimmetrici. Solo gli esemplari che si sono adattati meglio, individui con buoni geni e buona salute, possono centrare l'obiettivo e avere una forma altamente simmetrica, che è un segnale non dissimulabile di adattabilità. Non a caso, secondo le rilevazioni, gli individui simmetrici tendono a essere, oltre che più attraenti, anche più sani, fertili e longevi. Altri tratti invece sono più importanti per un sesso piuttosto che per l'altro. Un tratto molto legato all'attrattività delle donne è la femminilità dei visi: occhi grandi, sopracciglia arcuate, naso più piccolo, zigomi più alti, labbra più carnose, mento più stretto, solo per citarne alcuni. La femminilità facciale è associata alla giovinezza, che è anche ciò che attrae l'attenzione maschile, anche per il fatto che le donne più giovani sono più fertili. Per quanto possa apparire strano, i lineamenti femminili sono motivo di particolare apprezzamento anche da parte delle donne quando appaiono sul volto maschile. Questo perché quei tratti suggeriscono una maggiore inclinazione alla genitorialità, di contro a tratti super mascolini, da cui molte donne non si sentono per nulla attratte, a meno che non optino scientemente per un'avventura sessuale, in quel caso risultano preferiti. Questo perché probabilmente il super mascolinismo, così come la barba o la voce profonda e altri tratti determinati dal testosterone, si è evoluto più come arma per intimidire gli avversari che non per affascinare il sesso femminile. Altra preferenza tipicamente femminile è il busto maschile a V e un fisico atletico, segno inequivocabile di capacità di proteggere e difendere il contesto familiare. Ed è dimostrato che gli uomini con queste caratteristiche tendano a perdere la verginità prima, attirino più partner sessuali e abbiano più relazioni degli altri. Per i maschi invece è elemento fortemente attrattivo nelle donne la classica forma a clessidra, petto ampio, simbolo di disponibilità al nutrimento della prole, vita sottile, prova che la donna non è già incinta di un altro, fianchi relativamente larghi, prova della capacità di sostenere una gravidanza. Il tutto con buona pace dei memi femministi del body positive e del fatto che le donne sono tutte intrinsecamente belle. Darwin e gli studiosi successivi hanno dimostrato che non è così. Possono esistere certamente eccezioni, cioè uomini attratti da femmine sovrappeso o obese o prive di lineamenti tipicamente femminili, ma in termini generali una donna grassa non è attraente perché non dà prova non falsificabile di non essere incinta di un altro, perché mostra di non essere in salute. Sovrappeso e obesità sono considerati patologie, perlomeno finché il politicamente corretto non li abolirà come tali, e perché si mostra incapace di sacrificare il nutrimento per sé a favore della prole, dunque non il soggetto più giusto per attirare un partner con geni desiderosi di diffondersi nelle generazioni successive. Tutto questo, oltre a porre le condizioni per un'eliminazione dal pool culturale di certi memi femministi senza connessione con la natura umana e per questo dannosi anzitutto per le donne, trova una connessione con alcune teorie presenti in alcuni movimenti maschili, Red Pill e Incel per esempio, che imperniano le loro chiavi di lettura proprio sugli aspetti legati all'estetica, allo status e alla ricchezza e sulla critica al potere selettivo femminile. Certo, spesso esprimono le loro istanze superando i limiti della logica, del buon gusto e di una razionale moderazione, ma la base dei loro ragionamenti, sempre che non pretendano di ribellarsi alla natura umana, sembrerebbe avere più di una consonanza con la realtà evolutiva dimostrata dalla scienza. Di fatto è scientificamente provato che più i maschi sono indotti dalla selettività femminile a differenziarsi e competere per l'accoppiamento, più la poligamia sarà comune, con l'effetto collaterale di generare un surplus di uomini giovani e privi di relazioni affettive e sessuali, in quanto tali tendenti a incattivirsi.
Ne consegue che le società a prevalenza poligama sono afflitte dal tipo di problemi sociali associati a questo gruppo demografico molto di più rispetto a quelle monogame. Hanno tassi di criminalità più elevati e più violenza, stupri, rapimenti, rapine, omicidi ed è più probabile che inneschino guerre. Tutti questi aspetti danno un vantaggio significativo alle società a prevalenza monogama. Meno assillate da questi problemi, tendono a essere più ricche, più produttive, crescono più velocemente, durano più a lungo, si diffondono di più e quando accade, il meme monogamia prospera perché dà dei vantaggi ai gruppi che lo adottano. A riprova, se ce ne fosse ancora bisogno, che i meme conflittuali e divisivi del femminismo, nel loro essere contronaturali, sono anche una vera e propria iattura per le comunità che non ne fermano la diffusione.